Francesco Lionetti, assessore alla innovazione tecnologica, le altre deleghe in questo contesto non serve elencare, nella giunta guidata da sindaco Nicola Giorgino del comune di Andria. Con questa lezione inauguriamo una serie di, diciamo così, di lezioni, diciamo, di tutoriali, con lo scopo di fornirvi una sorta di prima alfabetizzazione alle tecnologie digitali, rivolta principalmente alla cittadinanza. Abbiamo creduto opportuno prendere questa iniziativa, perché, ci stiamo apprestando a, portare online, alcuni già ci sono, ma ne porteremo altri, servizi della pubblica amministrazione a favore della cittadinanza che possono così evitarvi di fare code, di spostarvi, ma di operare anche direttamente da casa, volendo dall'ufficio. E nel fare ciò ci siamo posti anche il problema di rendervi, tra virgolette, un po' abili, insomma, all'uso di questi strumenti. Ma è in generale, è sempre. Credo che sia utile, crediamo che sia molto utile che tutta la cittadinanza abbia l'opportunità, di accedere a questi strumenti in modo consapevole, in modo da favorire anche una crescita, no? Culturale, oltre che tecnologica, dell'intera città. Lo scopo, è anche quello di coinvolgervi. Anche coinvolgere attivamente la cittadinanza in questa iniziativa. Infatti, vedete, non stiamo, mi vedete usare degli strumenti piuttosto artigianali, no? Amatoriali. Ciò non è motivato solo diciamo, da questioni pratiche e anche economiche. Non possiamo permetterci una troupe televisiva che possa produrre questo tipo di lezioni, anche perché, insomma, no, non ci serve. In realtà non ci serve anche per la natura stessa di questo tipo di oggetto. Ma soprattutto anche per incoraggiarvi, per invitarvi voi stessi. Diamine, siamo una città con 100.000 abitanti e sono stracerto che ci sono moltissimi di voi che possono essere, sono in grado di aiutarci in questa attività. Quindi vi invito a individuare delle tecniche, degli argomenti su cui voi siete particolarmente, insomma, ferrati, di tipo pratico anche, e a provare, come sto facendo io, a renderlo in forma di video tutoriale, lo caricate su YouTube, mi passate il link e noi nell'ufficio dell'assessorato valuteremo e quelli che crediamo essere più indicati, più utili, li andremo a inserire in un ambiente di e-learning, di formazione continua, offerto ad accesso, diciamo, libero, gratuito, da parte, ovviamente, da parte della cittadinanza, in modo da, così, da creare una libreria, no? Di elementi, di oggetti di formazione in generale, sulle tecnologie digitali. Beh, la prima di queste tecnologie, quella per antonomasia, che dobbiamo introdurre, è appunto Internet. E parto con Internet, come vedete dal titolo, con lo scopo di sfatarne il mito, perché attorno a Internet c'è ancora troppa aria un po' misteriosa, magica, no? Si attribuiscono a Internet poteri che assolutamente non ha. Capiamola meglio cos'è sto Internet e i servizi principali che di Internet noi usiamo, il web, la posta elettronica, eccetera. Beh, innanzitutto cominciamo per sfatare il mito, vediamo come si è creato, quali sono i meccanismi sottili, psicologici, che contribuiscono a creare un mito. Come facciamo a far nascere, a far diventare una cosa che magari è perfettamente di uso comune, una cosa semplice, improvvisamente farla percepire come un mito? Beh, non basta però, già quello, un espediente sintattico nella lingua italiana consiste nel nominare le cose come mettendo l'iniziale maiuscola e senza l'articolo, cioè chiamando le cose come un nome proprio invece che con nome comune. Vi faccio un esempio. Ho avuto un pensiero, dammi penna, che lo fermo su foglio. Ecco, vedete che messa così, anche leggendola con la P maiuscola, penna, foglio,
Questi concetti, penna e foglio, assumono un'aria magica. Che cos'è foglio? Un oggetto in cui io posso conservare in modo perenne i miei pensieri? Pure non preoccuparti, posso raggiungerti con telefonino. Detta così, telefonino sembra quasi un messaggero mitologico, un Hermes, un dio, insomma. In realtà è il telefonino. Beh, però vedete, il telefonino, detta così, con l'articolo e la T minuscola, la cosa la percepiamo come l'uso comune. Grazie a internet tutto il mondo è a portata di clic. Anche questa espressione è carica di magia, detta così. Neutralizziamo, diradiamo i fumi di questa aria magica, comprendendone effettivamente la natura e lo scopo. Un altro accorgimento che contribuisce a mitizzare un concetto è l'errata terminologia. Ad esempio, tutti noi abbiamo sentito, addirittura anche lo usiamo quotidianamente, chi ha maggiore confidenza già con le cose di internet, quando parla di posta elettronica, ad esempio, immancabilmente parliamo di chiocciole. Vengono fuori ste chiocciole, i più gentili anche chioccioline. Ora, l'uso della parola chiocciola, beh, ormai è diffusissimo, la uso anch'io sistematicamente, anche tra addetti ai lavori la usiamo, però noi perlomeno la usiamo, ed è quello che ora vi invito a fare, sapendo in realtà che non stiamo parlando delle lumache. Ed è bene sapere di che si sta parlando. È importante la parola che si usa. Coi bambini, ma coi bambini, noi, da un bambino io posso accettare che usi l'espressione ciuf ciuf, no? La mamma dica, guarda Luigi, sta arrivando il ciuf ciuf. Però se un ragazzo, un ventenne, debba dire alla mamma, presto che se no devo andare a Bari, all'università, sto perdendo il ciuf ciuf. Eh beh, diventa un po' ridicolo, no? Ciuf ciuf, si chiama treno. Così come, oh guarda, c'è un bau bau, che bello. Sì, bau bau, si chiama cane, insomma. Un bambino, tra l'altro, è perfettamente in grado, anche a 3 anni, di comprendere e usare la parola treno, la parola cane, e questo contribuisce anche ad emanciparlo, a educarlo, no? A renderlo, diciamo, già più inserito nel contesto sociale, dove tutti usiamo la parola treno e non ciuf ciuf. Ora, la chiocciola si colloca più o meno a questo livello. Chiocciola o chiocciolina, noi la chiamiamo così perché osserviamo, proprio guardiamo il simbolo che pronunciamo, che in realtà è una lettera A, in corsivo, con il gambo finale che fa questo giro, no? Questo grazioso giro, che conferisce quindi a questo carattere, no? L'idea spirale di una chioccia. In realtà, se volessimo pronunciarla correttamente, dovremmo dire presso. Oppure, se vogliamo fare proprio gli splendidi anglofoni, usare l'espressione inglese at, che appunto significa presso. Se la usiamo così, ci diventa subito, cioè diventa più intuitivo il significato anche della posta elettronica. Perché, ad esempio, io posso dire: dove lavora Mario Rossi? Beh, Mario Rossi lavora presso il comune di Andria. E qual è quindi il suo indirizzo? M.Rossi. Presso comune.andria.bt.it. Ecco, vedete che ora la cosa si fa più chiara. Qui si rende evidente il fatto che M.Rossi è il nome di una casella postale, creata, disponibile presso un'agenzia, un'istituzione, in questo caso un sistema che risponde al nome comune.andria.bt.it. Quindi presso invece di chiocciola, ok? Continuiamo anche ad usare chiocciola, cioè non è ok, però usiamolo con questa conversione, con questo aggancio semantico, cioè la chiocciola non pensiamo alla lumaca, ma pensiamo al significato che diamo invece alla parola presso. Ora, cominciamo quindi a vedere, a definire in qualche modo, definire insomma in maniera intuitiva. Semplice. Internet è una rete,
però di computer. Noi non siamo nuovi al concetto di rete, conosciamo benissimo la rete elettrica, non abbiamo nessun problema a capirla, una rete elettrica che ha una centrale di produzione, poi delle infrastrutture, dei sistemi di conservazione, di smistamento. Ancora più intuitivamente conosciamo bene la rete di telefoni, la rete telefonica che mette in contatto apparecchi telefonici dietro i quali però ci sono delle persone. Bene, internet è perfettamente analoga a questa nozione. È una rete che mette però in contatto a livello mondiale, si estende ed è. Davvero, io posso andare da Andrea a Sydney, a un sistema che sta da Andrea a uno che sta a Sydney senza, in un istante, senza alcun ritardo, che collega computer però, collega computer o più in generale dispositivi digitali. Oggi sempre più comunemente, oltre ai computer, per usare internet usiamo anche i nostri cellulari o usiamo tablet, quindi non solo computer portatili, non solo computer quelli da scrivania, diciamo così. Questi computer che sono su internet, evidentemente noi ci andiamo per richiedere dei servizi. Immaginate ad esempio un altro tipo di rete, la rete autostradale, no? La rete autostradale collega città attraverso caselli, che sono i punti di accesso della rete, accesso e uscita. Viaggio lungo la rete autostradale per raggiungere una determinata destinazione. In questo viaggio posso anche avere bisogno di servizi. Per esempio, ho fame, vorrei un caffè, mi fermo all'autogrill, oppure devo fare benzina, mi fermo al distributore. Ok, spesso distributore e autogrill coincidono, ma non necessariamente. Ma comunque sono queste entità che sono sulla rete, quindi sono presenti sull'autostrada, ma che non viaggiano sull'autostrada, stanno lì fermi ad aspettare che arrivino i viaggiatori a chiedere servizi. I servizi principali che noi possiamo chiedere quando usiamo internet sono innanzitutto il web. Web è la parte finale di World Wide Web. Letteralmente una web vuol dire ragnatela, la ragnatela dei ragni. È una ragnatela che avvolge l'intero pianeta. World Wide, vasta, ragnatela. Però per gli amici web. Ed è il servizio che noi usiamo quasi al 90%. Il 90% delle nostre attività su internet è fatta su web. Un altro servizio che usiamo diffusamente è la posta elettronica. Se non usiamo, dovremmo cominciare a usare diffusamente l'email, detta anche email all'inglese, electronic mail, posta elettronica. Dovremmo cominciare ad usarla perché sarà la chiave con cui potremo entrare in tutti i servizi ad accesso riservato che già esistono e verranno successivamente resi disponibili. Questi sono i servizi principali, non sono gli unici, però sono i principali e che sono quelli che nelle lezioni successive, non tutte oggi, evidentemente, vedremo più in dettaglio. Prima però chiariamo meglio questa faccenda di fornitori di servizi che sono sulla rete, no? Così come in un'osteria, io entro nell'osteria e chiedo all'oste un servizio, oste da bere. Tra l'altro, oste è una parola che deriva direttamente dal latino e viene usata quasi pari pari nel gergo tecnico di internet, perché parliamo di host. Gli americani hanno usato la stessa radice host, poi ci hanno messo l'H perché loro sono americani, ed è sinonimo anche di server, quindi potete sentire le due parole usate, che sono interscambiabili, sono sinonimi. Host, server, sono dei computer collegati a internet, quindi sono lì sulla rete, ma non viaggiano, non sono loro che chiedono servizi, loro li forniscono i servizi, sono come degli autogrill dal web, diciamo così. Quindi siamo noi che li dobbiamo raggiungere. Noi chi? Noi siamo i client, evidentemente. Cioè sono coloro, il cliente è colui che chiede il servizio. Io sono su un aereo, chiamo la hostess e chiedo per favore un bicchiere d'acqua e magari una pagina web. Se l'hostess è anche un server web. Ok, questo è il concetto. Questi sono due concetti che dobbiamo, così, terminologici, questa è la prima lezione introduttiva, è bene fissare anche un po' di terminologia e di concetti base. Come li raggiungiamo questi host? Come faccio io a chiamare l'oste
per dirgli, dammi, se sono in osteria lo vedo in faccia e lo chiamo. Stando su internet devo trovare il modo di raggiungerlo usando la rete internet. Ecco, quando, per esempio, con la rete telefonica noi abbiamo il numero. Conoscendo il numero della persona che vogliamo raggiungere, componiamo sul nostro apparecchio il numero di questa persona e ci parliamo. Per cui abbiamo bisogno di chiedere il numero di questa persona. I computer che stanno su internet hanno un numero, esattamente come gli apparecchi telefonici, un numero univoco, non c'è nessun altro nel pianeta che ha il mio numero di telefono, nessuno. Allo stesso modo non c'è nessun altro host, un fornitore di servizio, che ha un numero identificativo uguale ad un altro, sono unici. Questo numero, nel gergo tecnico di internet, si chiama IP, che sta per Internet Protocol, non con Italian Petroleum. Del distributore di benzina, non c'entra niente. Sia gli host, sia anche client, cioè tutti i dispositivi che sono su internet, sono identificati con un numero. I nostri dispositivi, il numero del nostro dispositivo, quando si collega, può anche essere diverso di volta in volta, ma quello degli host, quindi quello degli autogrill, virgolette, invece sono unici e non cambiano mai. Noi possiamo raggiungerli quindi attraverso, conoscendoli, ma è molto più comodo invece che usare il numero, raggiungerli attraverso un nome. È più facile ricordare chiama Mario Rossi invece che dire chiama 0883, eccetera. Nei computer di Intel, quei computer che forniscono servizi, però, quindi gli host, sono raggiungibili anche attraverso un nome. C'è una tabella, cioè un servizio di internet che fa questo lavoro, che associa, fa corrispondere al nome che noi usiamo, il numero univoco che lo identifica, in modo tale che da permetterci quindi di chiamare il servizio attraverso un nome e non attraverso un numero. Questo nome si chiama nome a dominio, nome di dominio, e in pratica rappresenta un po' appunto l'host raggiunto con quel nome. Definisce il dominio, no? La sfera di dominio di competenza di quell'host. Ad esempio, www.comune.andria.bt.it è l'indirizzo, il nome mnemonico, il nome del dominio del comune di Andria, della presenza web del comune di Andria. Quel www sta a ricordarci che stiamo parlando del servizio web, World Wide Web, www. Come facciamo ad accedere a fare questa richiesta? No? Come facciamo con il nostro computer collegato a internet, chiedere il servizio, per esempio, di consultazione delle notizie del comune di Andria? Quindi, come facciamo a raggiungere il sito web del comune di Andria? Abbiamo bisogno di un programma, abbiamo bisogno di un'applicazione che è certamente presente sui vostri computer, probabilmente ce n'è più di una. Abbiamo bisogno di un programma che si chiama browser. Che significa browser? Qui faccio una piccola digressione, consentitemelo, sulla sintassi dell'inglese, la grammatica inglese. Allora, negli inglesi, per indicare colui che fa una certa azione, aggiungono al verbo che descrive l'azione la desinenza, insomma, una parte finale, er. Quindi, ad esempio, to work sta per lavorare. Quindi il lavoratore, no? L'operaio, in inglese si dice worker, lavoratore. Allo stesso modo, ad esempio, to sing in inglese vuol dire cantare. Quindi il cantante, colui che canta, potete intuire che è singer, cantante. To browse, veniamo a noi, in inglese vuol dire consultare, sfogliare. Evidentemente il browser che cos'è? È un consultatore, uno sfogliatore, è il programma con cui noi siamo in grado di sfogliare le pagine del web, le pagine di un sito web e del web in generale. Quali sono i browser che possiamo usare? Sul vostro computer, dicevo, ce n'è sicuramente più di uno. Uno sicuro, se usate Windows, se usate il sistema Microsoft. Principale browser? Sono vari. Il primo, Chrome, che è quello che vi consiglio, caldeggio, perché è gratuito, è open source, funziona bene, è abbastanza robusto,
è facile da usare, eccetera, eccetera, eccetera. Firefox, detto anche Mozilla, potete anche sentirlo chiamare in questo modo, evoca questo dinosauro di fantasia. Safari, anche, molto, abbastanza diffuso, soprattutto in ambiente Apple, Macintosh, e poi Internet Explorer, che sicuramente voi avete se usate dei sistemi Windows. Ok, ho detto io preferirei e vi consiglierei di usare Chrome, però per carità, usate il browser, il vostro browser preferito e noi poi cercheremo di fornire indicazioni che tra l'altro sono abbastanza comuni, cioè non c'è poi così tanta differenza operativamente nell'uso da un browser all'altro, perché quello che in realtà noi dobbiamo imparare ad usare è l'applicazione web, cioè il sito web che andiamo a vedere, e quell'applicazione si presenta allo stesso identico modo a prescindere dal browser che stai usando per consultarla, no? Ok? Dunque, in conclusione, cosa abbiamo con questa prima introduzione, che cosa abbiamo imparato? Spero. Abbiamo imparato, per esempio, a comprendere questa frase. Il sito web del comune di Andria è consultabile con un browser web all'indirizzo www.comune.andria.bt.it. Vi è chiaro? Se vi avete seguito fino ad ora, io confido, spero che il senso di questa frase vi sia chiaro. E dovrebbe essere chiaro anche il senso di questa cosa qui. E questo è un indirizzo email, è l'indirizzo di posta elettronica del signor Mario Rossi. Dove è aperta questa posta elettronica? Presso il host, presso il dominio del comune di Andria. Tra l'altro, guardate, quella chiocciola, quel presso, quella chiocciola, è anche il discrimine che vi permette di distinguere l'indirizzo di un sito web, che in genere inizia con www, ma non è detto, voi potreste trovarlo anche senza quel www iniziale, e comunque non c'è la chiocciola. Quando vedete quella chiocciola, ok, al 100% potete dire, ah, questo è un indirizzo di posta elettronica. Nelle prossime lezioni vedremo come si usa un browser web, come si naviga per i siti, come si usa in maniera consapevole anche i motori di ricerca, poi vedremo anche come crearci, se già non ce l'ha, non doveste averla, una propria casella postale e come la si usa, come si scambiano messaggi. Lo vedremo prossimamente. Io rinnovo l'invito a tutti voi cittadini, Andresi, ma anche oltre, insomma, qui siamo su internet, questo video è su YouTube, quindi in teoria lo possono anche vedere i nostri amici Andresi a New York o a Sydney. Se volete partecipare, con porte aperte. Grazie.